amici web spettatori di Facebook e di ForzaPescara.tv, buonasera a tutti, benvenuti, appuntamento fisso del giovedì sera con le anticipazioni di quello che sarà un appuntamento, uno degli appuntamenti più importanti della stagione, forse il più importante, ma ce ne saranno sicuramente degli altri, ci auguriamo. Quello con Pescara e Sassuolo. Io ho calcolato anche grazie ad alcuni amici su Facebook, tra l'altro ne approfitto per salutare Giannetto proprio per scrivere questa cosa. 7 punti per tutto quello che concerne, quello che riguarderà poi scontri diretti, classifica avulsa, insomma, per tutta una serie di cose che poi sviscereremo qui insieme. Questa non è una partita da 3 punti, questa è una partita da 7. Una partita importante che anche la piazza ha capito, ovviamente. Non parlo dello zoccolo duro, e lo zoccolo duro ci sarebbe in qualsiasi categoria. Parlo ovviamente di quello che è l'entusiasmo che si è creato attorno alla squadra di Zeman. E quindi già ad oggi più di 7.000 biglietti venduti, ci sarà davvero il pubblico delle grandi occasioni, di più, Luciano? Sì. Di più. Più di 7.000, quindi insomma saremo intorno ai 10.000, se non sbaglio, solo di biglietti venduti, quindi pubblico delle grandi occasioni. Curva Nord ovviamente sempre grandissima, distinti andranno tutto esaurito, idem per le tribune, molto probabilmente ci sarà il pubblico delle grandi occasioni anche alla Sud, visto che comunque la tifoseria emiliana è una piccola tifoseria per numero di persone, quindi se verranno degli ospiti saranno, si accomoderanno nel settore ospiti a loro dedicato, quindi si prevede uno stadio adriatico tutto esaurito, grandissima carica per sabato, biancazzurri al lavoro. Come vedete sto parlando al futuro perché ho già rimosso dalla mia mente la sconcertante per certi versi prestazione con la Regina. Io sono uno dei primi che fa il mea culpa perché so benissimo che come tutti quanti noi, molti insieme a me, speravano il fatto che venisse rimandata la partita per fatto di neve perché avevamo Insigne fuori, forse era meglio, anzi togliamo il forse, era meglio ascoltare i consigli di Zeman che diceva io voglio giocare, poi il campo purtroppo era assolutamente inagibile, ci sono state 2 nevicate che hanno sospeso sia Pescara Regina che Pescara Juve Stabia, quindi anche volendo non si poteva giocare. Però perdere il ritmo è stato davvero un peccato. Adesso questo ritmo lo si deve assolutamente ricavalcare. 3 pedine fondamentali di questo Pescara come Capuano, vado in ordine a salire, Capuano, Verratti e Insigne giungono da un'ottima prova disputata con la nazionale Under 21, pure su Rai Sport hanno citato un pezzo di Pescara in nazionale. Gli allenamenti proseguono, la squadra si è resa conto di quello che può dare e soprattutto quando non hai più una cosa ti rendi conto di quello che avevi, quindi un caro amico, tra l'altro anche componente della nostra associazione, Carlo Parmerio, ha detto sconfitta propedeutica. Io spero sia così. Siamo tutti fiduciosi e adesso sentiremo non solo i vostri pareri, ma quelli di Donato Giampietro. Buonasera. Buonasera, di Luciano Lapa. Buonasera. Buonasera e soprattutto i vostri che ci seguite attraverso ForzaPescara.tv, attraverso il nostro, la piattaforma Streamit, ormai internet su tutti i televisori, al canale 223, e grazie a questo potete anche condividerci su Facebook. Io sono online anche con il mio profilo. In questo momento, tra l'altro, pubblico delle grandi occasioni, io ho scritto grazie, poi lo diciamo dopo, perché ho messo su Facebook splendida giornata, un incarico prestigioso e importante, un sogno che si realizza grazie a Danilo Iannascoli, Forza Pescara. Poi vi dico che cosa faremo da sabato. Allora, cosa farò? Però ovviamente giù, detto faremo perché Danilo ha raccolto l'idea, lo vogliamo dire subito? Dai, togliamoci sto dente. Allora, avete visto che allo stadio, grazie tra l'altro a un amico che è Lorenzino, con Obiettivo Suono, vi ricordate le nostre battaglie per quello che riguardava mettere un impianto degno di questo nome allo stadio? Battaglie vinte, grazie soprattutto alla volontà
della società, ma soprattutto di Radio Giannascoli, che si accolla quindi l'onere del service audio a bordo campo, no? Questo doveva pensarci il comune a mettere un impianto di degno di questo nome, però prima del 2009 hanno rifatto lo stadio, a questo non ci hanno pensato, e va bene. Poi avete notato che andiamo allo stadio, sentiamo quelle musichette che non sanno di niente, cioè non, cioè quella musica era sempre la solita cosa. Allora abbiamo pensato che, siccome le grandi squadre hanno sempre una figura che inserisce delle basi musicali che danno la carica in alcuni momenti, tipo durante l'allenamento, al riscaldamento quando esce la squadra, appena dopo il gol. No, appena dopo il gol no, è meglio passiamo un po' donato. Appena dopo il gol è bello sentire lo stadio, però al momento in cui si dà dal 1936 ad oggi, al momento in cui la squadra esce, allora dopo l'olè dei tifosi, quando la squadra si abbraccia eccetera, là ci vuole qualche cosa che carica tutto lo stadio. Ho preparato delle cose, Danilo ha preso la palla al balzo, e praticamente allo stadio, in pratica porto la console da sabato, e ci sarà degli inserimenti musicali prima della partita in alcuni momenti belli dello stadio, che caricheranno tutto quanto, aiuteranno a caricare ancora di più tutto quanto lo stadio. E quindi ce l'hanno le squadre di Serie A, ce l'abbiamo adesso pure noi. Quindi abbiamo il piacere di parlare e di condividere questo tavolo con il DJ ufficiale della Pescara. Beh, così è stato detto, però va bene, cioè una bella soddisfazione. Ringrazio Danilo che ha accolto la proposta, perché vedevamo dei filmati di altre squadre. Ovviamente questo non vuole essere un chissà che cosa, vuole essere solo un incitamento di più, una carica di più per i giocatori e soprattutto per il pubblico prima della partita, una carica in più. Non cambia niente, cambia soltanto che invece di ascoltare la musichetta Matt, lo solito CD che gira dall'inizio della stagione, ascoltiamo qualcosa che ti fa vullire lo sangue di più, capito? Ecco, detto proprio così, ti fa uscire proprio, dici, eccidemere calcisticamente parlando. Solo questo, quindi mistero svelato. Adesso invece parliamo. Che succede? Non dobbiamo dire niente della regina? Cioè, o dobbiamo analizzare? Non lo so, vabbè, hai fatto nel preambolo, hai detto ti sei abbastanza dilungato, quindi hai parlato un po' di tutto, sia di quello che è accaduto, sia di quello che dell'importanza che riveste la prossima partita. E adesso inizieremo a parlare di quello, non lo so se vogliamo tornare sulla partita di sabato, di venerdì sera contro la Regina, oppure no, oppure archiviarla come dici tu, come un incidente di percorso. Io sarei per una via di mezzo, nel senso che mi va benissimo perdere una ogni 10 partite, significa che la prossima la perdiamo praticamente a fine aprile o a metà aprile, e poi praticamente non perderemmo più. E questo vorrà dire qualcosa di positivo sicuramente per noi a maggio, quindi ci metto la firma. Però la partita contro l'Albino Leffe, se la andiamo a sommare a quella contro la Regina, ci fa, ma non far suonare qualche campanello d'allarme, però stare un po' meno sereni rispetto a quando insomma provenivamo da quelle 6 vittorie consecutive. Hai ragione tu quando dici che la sosta ha diciamo arrugginito, ma non dal punto di vista fisico, perché dal punto di vista fisico alla fine non li ho visti male i giocatori. Non si diventa brocchi di colpo comunque. No, l'ho visto arrugginito non dal punto di vista fisico, perché poi nella ripresa è vero che c'è stata una reazione piuttosto nervosa che non intelligente o ragionata, però io vedevo i giocatori della Regina con i crampi, mentre quelli del Pescara andavano, anche se andavano un po' per conto loro. Quello che ci è mancato, e quello che forse è mancato anche a Bergamo contro Albino Leffe, sono state le misure in campo, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista, alla fine, anche tecnico, perché ho visto che si sono
sbagliati parecchi passaggi elementari, specie a centrocampo. Poi è pesata l'assenza del, secondo me, del regista di Verratti, sì, del regista più forte della Serie non B. Mi sembravi che eri così d'accordo sul fatto allo stadio dell'assenza di Verratti. No, beh, Togni. Ci sono stato due, vabbè, a parte Verratti, poi c'è stato. Volevo fare una domanda a tutte e due: quanto intenzionale il fallo su Nielsen proprio lì? Ma sei... vabbè, diciamo sempre di no, eccetera, però vabbè. Io non l'ho visto intenzionale, poi non credo che il giocatore della regina sapeva che, oppure si era informato sul fatto che Nielsen avesse dei problemi proprio a quella caviglia, cioè uno scontro di gioco normale che... Scusa, e poi stiamo a parlare di Nielsen, che con tutto il rispetto non è Lampard, quindi non credo che abbiano fatto va bene. Comunque, unita, dicevo, all'assenza di Verratti, insomma, qualcosa dal punto di vista dell'organizzazione della manovra è venuta meno, anche perché Togni l'ho visto abbastanza appannato rispetto all'ultima volta che l'avevo visto, cioè aveva fatto qualche spezzone, ma dall'inizio non giocava da prima di Natale, sì, contro la Sampdoria, quindi... sono passati un paio di mesi, quindi anche lui evidentemente ha risentito di questa lunga assenza dal campo, almeno dal primo minuto. L'ho visto non completamente partecipe, non avere quella personalità che invece Marco Verratti ha dimostrato in queste 5 partite consecutive che ha giocato titolare, o che ha dimostrato mercoledì sera con l'Under 21. Su questo punto di vista credo che o ce l'hai o non ce l'hai, nel senso che la personalità non è che la vai a comprare o la acquisti, se ci nasci è bene, altrimenti è un po' difficile. Detto questo, la partita con il Sassuolo credo che sia forse la più importante per un sacco di motivi. Dopo quella contro il Verona, questo diciamo che è la seconda tappa decisiva verso l'avvicinamento dell'obiettivo. Poi rimarrà, secondo me, la partita col Padova e, insomma, i soliti scontri diretti, poi la partita col Torino che sarà, secondo me, è quella che poi deciderà qualsiasi gioco in chiave promozione diretta. Come hai detto bene tu, vale più di 3 punti, perché ne vale almeno 4, non 7 come dici tu, ma almeno 4. 4 è sicuro, è matematico, perché andando a vedere gli scontri diretti, in caso di successo il Pescara sarebbe in vantaggio contro il Sassuolo, e quindi in una circostanza di arrivo a pari punti sarebbe in vantaggio, quindi come se avesse un punto in più. Ecco, perché questo vantaggio già ce l'abbiamo sul Verona, avendo vinto tutte e due. Facciamo qualcosa anche col Sassuolo e poi cerchiamo di più avanti di portarci avanti col lavoro anche col Torino, che dovrà sempre venire qua. Ma io piuttosto farei illustrare pentalogo che avevi scritto sul tuo diario Facebook qualche giorno fa sui motivi per i quali era fondamentale pentalogo? Questa partita. Sì, era di 5 punti, quindi pentalogo. No, ne ho detti... Vabbè, me ne vado. A questo punto ce l'ha arrivato. Ne ho detti due, il fatto che vittoria fondata. Scusa, perché hai messo il panda? Mi piace, mi somiglia, mi piace. Ah, sì, a parte di tutte e due nella stessa categoria, gli orsi, quindi va bene. Infatti. No, c'è quella razza potente. Ecco, riprende, dovrebbe stare un po' più sotto. Ah, ecco qua, la sconfitta con la regina è stata praticamente indolore dopo i risultati di Sassuolo e Torino. L'eventuale vittoria contro gli emiliani sabato prossimo rischia di diventare la più importante della stagione per tanti, troppi motivi: sorpasso in classifica, sorpasso negli scontri diretti, in caso di arrivo a parità di punti il Pescara come se avesse avuto un punto in più. Sono in diretta a Bartoloni. Ha chiamato me, non so se Poi entusiasmo alle stelle per battere poi la Juve Stabia, approfittare delle partite non facili di Torino a Grosseto, Verona, Genova, Sponda Samp. Vi bastano? Lo richiamo, vediamo un po'. Sì, anche perché ha chiamato pure me, a finire che c'è qualcosa da dire in diretta, non lo so, oppure qualche notizia.
Sì, prima mi ero dimenticato di dire che il fatto di un'eventuale vittoria contro il Sassuolo permetterebbe al Pescara, insomma, di giocare contro Juve Stabia con una, con un entusiasmo non indifferente, nel senso che se batte il Sassuolo, il Pescara con la Juve Stabia difficilmente, a meno di cataclismi, toccate ferro, può fallire l'occasione, insomma. E poi il fatto anche di avere le dirette concorrenti impegnate in situazioni e in partite non semplici. Verona, che dopo i passi falsi di Sassuolo, Torino e Pescara è tornato un po' lì, anche se lo vedo ancora in ritardo dal punto di vista, secondo me, dei risultati. È difficile che potrà insediare le prime tre, però ha una partita difficile a Genova contro la Sampdoria e non è facile. Torino, che a questo punto non è imbattibile, specie fuori casa, a Grosseto è una squadra strana, quindi può perdere e vincere con chiunque. Quindi queste sono le motivazioni che... Ho capito. Cioè, mi spingono a dire che la partita con Sassuolo, allora, se il Verona prima o poi dovrà pagare Dazio, cioè non è, a parte il fatto che me lo tiro, ma prima o poi dovrà pagare Dazio, cioè, una cosa, una legge naturale, sì, anche dice, perché non c'ha tutta sta rosa, siamo d'accordo, però lo stesso discorso del Verona, fatte le debite proporzioni, vale anche per il Sassuolo, che dalla prima giornata dici così, però ancora paga Dazio. Speriamo che la volta buona sia sabato prossimo, ossia tra meno di 36 ore o poco più. Vogliamo fare subito qualche commento allora sul sito, dal nostro forum. Insigne, voglio giocare in Serie A col Pescara, nel bene e nel male Pescara entra nel cuore di chiunque, lo dice, vogliamo un grande Pe. Poi Alessio Leone dice: buonasera a tutti, Luca, sarò presente sabato finalmente, un saluto a Luciano Donato, al mitico Luca, in Montenegro, alla faccia anche di Pea. Clima ostile. Poi sempre Alessio dice: Verratti cresce bene, ancora poco e sarà un fenomeno. Questo lo diciamo da tanto tempo, però sta maturando pesantemente, la cosa ci fa piacere. Ancora qualche problema di gioventù, diciamo, per esempio... No, non dire così, perché sennò poi la gente pensa chissà che cosa. No, perché siccome sono stati gli attacchi, no, su ipotetiche vite private dei giocatori, i giocatori fino a quando fanno il loro dovere, segnano e si impegnano, per me poi ne fa quello che gli pare. Dal momento in cui non fanno il loro dovere, eccetera, io posso criticare. Io non mi sento di criticare se qualcuno esce o si diverte la sera. Cioè, secondo me è una critica fuori luogo. No, io parlavo di problemi di gioventù, errori di gioventù legati al campo, non fuori campo. Problemi legati al fatto che è abituato a giocare in un determinato modo e già... l'ha fatto vedere spesso in campionato e l'ha ribadito, insomma, questi errori anche contro la Francia, è scivolata, quello diciamo pure da dietro, cioè, è un vizio che Verratti deve togliersi per tanti motivi, insomma. Non deve, a parte che può lasciare andare quando se lo può permettere, nel senso che non è detto che debba entrare per forza da dietro, è nella sua indole, perché spesso e volentieri riprende, riconquista palla anche in questo modo e gli riesce, però da dietro basta una frazione di secondo andare fuori tempo e prendere le gambe dell'uomo e andare incontro ai provvedimenti disciplinari, che è stato giallo perché si trattava di un amichevole, ma poteva essere anche qualcosa in più, fermo restando il fatto che, come ho detto prima, la personalità di Verratti è difficile riscontrarla in qualche altro giocatore attualmente in Italia, escluso, che so, Pirlo, che lo è in campo ma forse non lo è, fuori non lo è. Italiano
mi è piaciuto molto Florenzi, mi piace molto Florenzi, sono due giocatori un po' diversi. Marco, come regista, credo che attualmente in Italia non ce ne sono, non voglio esagerare, ma non ce ne sono, perché cioè, con quelle proprio caratteristiche di regista cioè, non mi vengono in mente, cioè, anche lo stesso Morrone della Juventus che è diverso. C'è quello del Lecce che mi piace un po', ma è pure diverso, il ragazzo del Lecce, non mi ricordo come si chiama, quello che è già esordito l'anno scorso, proprietà della Roma, credo che sia. C'è Viviani, forse Viviani, c'è Viviani che forse può avvicinarsi, per il resto, cioè, non lo so, forse sarà sfortuna per l'Italia, fortuna per Marco, ma davanti alla strada spianata, non so che cosa ne pensi tu. No, concordo in tutto e per tutto con quanto hai detto. Dietro Pirlo in Italia credo che non ci siano elementi all'altezza di Marco Verratti, concordo pienamente su te, sull'analisi anche sugli eventuali suoi concorrenti nel ruolo, è separato da un abisso Verratti rispetto a Marrone, Bertolacci. Sono ancora curioso di vedere e valutare Viviani, che non ha la continuità di impiego per poter essere conosciuto appieno e essere altrettanto valutato, però allo stato attuale dei fatti un 92 che si fa carico del centrocampo di una delle massime accreditate al salto di promozione in Serie B, non ce ne sono del suo talento, deve chiaramente continuare a crescere e migliorare, perché quello che fa è sotto gli occhi di tutti, però sono i margini di miglioramento di Verratti ancora esponenziali che lasciano ben sperare, al di là di quelle lacune che sottolineavate voi, il fallo da dietro, o se lo vogliamo chiamare con il gergo dei nostri luoghi, la cascetta che gli prende quando perde pallone e vuole subito recuperarlo. La vena bottata, come dice lui. La vena bottata? Sì, parole povere quello e qualche altra... Devo salutare Nunzio dal Brasile che mi è scomparso qui. Ciao Nunzio. E qualche altra cosa, tipo la gestione del pallone in determinati frangenti, però a livello di personalità, a livello di tecnica, e ripeto ancora una volta, margini di miglioramento, credo che Pirlo, che oramai ha 33 anni, ha già un erede, benché io concordo con Di Francesco nel ritenere Verratti più simile a Pizarro che non a Pirlo. Più forte secondo me di Pizarro. Sì, sì, in prospettiva concordo anch'io che sia più forte, però dico come tipo di dinamismo, di caratteristiche tecniche è più simile a Pizarro che non a Pirlo. Quello sì. Allora, intanto per far capire l'atmosfera che tira, è stato diramato un comunicato ufficiale, se volete lo leggo, tanto sono poche righe, da parte dei Rangers, quindi della tifoseria organizzata, che la dice tutta su che strada dobbiamo intraprendere. Se volete lo leggo. Loro dicono: non è il momento di piangerci addosso, non è il momento di muovere critiche, nessuno di noi sarebbe aspettato un campionato del genere. Una sconfitta ci può stare, anzi certe volte ci deve stare. È ora di fare quadrato intorno ai nostri ragazzi, di compattare l'ambiente, di remare tutti verso la stessa meta. Ci manca ancora la metà del campionato, quasi. Bisogna mettersi sotto, ragionare e pensare settimana per settimana. Certo, da qui alla fine non tutte le battaglie sono uguali. Sabato con il Sassuolo sarà uno scontro diretto e mai come ora abbiamo la possibilità di zittire i malpensanti e i disfattisti che non aspettavano altro che un nostro stop per fare la voce grossa. Ed è per questo che domattina, quindi domani, invitiamo tutti a seguire l'allenamento presso l'antistadio di Pescara alle ore 10. Sì, sì. Spieghiamo un attimo, interrompo un attimo per dire perché l'antistadio e non il Poggio. Diciamolo dopo, aspetta che... Okay. Per incitare i nostri ragazzi, per compattarci tutti verso un unico obiettivo, per dimostrargli davvero che noi ci crediamo. Ora, più che mai, tutti uniti verso la vittoria, l'impero continua. E... anche un evento, questo se possiamo dirlo, perché io che la curva dicesse incitare, dov'è il periodo? Antistadio, per incitare i nostri ragazzi,
Era da tempo che non si sentiva questo, eh. Sì. Questo la dice lunga su, su come alcuni componenti, comunque tutta questa squadra si è entrata nel cuore non solo degli sportivi, occasionali, eccetera, ma proprio dello zoccolo duro che sostiene il Pescara in qualsiasi categoria e con qualsiasi condizione. Assolutamente sì, però a me personalmente non stupisce, semplicemente perché ho avuto la fortuna di assistere insieme a qualche un altro di voi, penso ad Alceo e penso a Mauro, allo spettacolo straordinario che c'è stato prima della partita con il Verona, quando al Poggio degli Ulivi 2000 tifosi per una seduta di rifinitura di una squadra di Serie B alla prima giornata del girone di ritorno, è un qualcosa che non credo solo in Italia, ma credo ovunque si sia rarissimamente vista. Quindi non mi stupisce questa chiamata a raccolta. Certo. E vorrei aggiungerci bene anche, sabato, tanto sarà una bella giornata, previsti 20 gradi addirittura, quindi sarà una giornata primaverile. Venite allo stadio con qualcosa di bianco-azzurro, fatelo. Se avete le vostre bandiere, perché ci sono, portatele, coloriamo lo stadio. Dopo la curva ci penserà ad accendere, a infiammare durante la partita, un po' ci pensiamo noi, un po' Danilo, un po' io e tutti quanti. Sabato deve essere... Torneranno anche le nuvolette che avevano portato fortuna, te le ricordi, con la Sampdoria? Ah, sì, quelle così, sì, cose, quindi, insomma, sabato prendiamola, ogni partita deve essere una finale, veramente, clima ostile sotto tutti i sensi, ogni partita una finale, da adesso in poi. Pescara deve tornare ad essere quel catino infernale, anche perché ci teniamo a bendia di più, perché purtroppo non abbiamo uno stadio proprio fatto solo per il calcio, quindi che so, rettangolo di gioco e spalti. Purtroppo è molto dispersivo l'Adriatico, quindi impegniamoci tutti. Fammi un attimo perché spiegare, perché mi hanno subissato tutti quanti, ma che è successo? Attenzione, non è successo niente, domani la rifinitura ci sarà all'antistadio, non a Poggio perché la struttura del Poggio degli Ulivi è impegnata con la Nike Cup, che detto in soldoni è un evento del calcio giovanile dove le migliori squadre, se non erro a livello giovanissime, si affronteranno in questo torneo, e quindi la struttura del Poggio degli Ulivi è impegnata per questa cosa. Nessun problema, nessuno sfratto, nessuna bolletta, è solo per questo motivo che domani la rifinitura ci sarà all'antistadio e non al Poggio. Hermes scrive: non è assolutamente vero che un giocatore possa fare quello che vuole, inteso come stile di vita. Durante il campionato deve mantenersi in forma anche quando è in abiti civili. Certo, non è in clausura, ma da questo si vede l'intelligenza e il rispetto di un giocatore nei confronti dei suoi tifosi. Questo era più che ovvio. Sì, no, mi rifaccio per quello che ho detto io. Nel senso, guardate che, cioè, io conosco personalmente alcuni componenti di questa rosa. Nessuno va a ballare in discoteca. Marco Verratti è venuto da me a Lanciano il 31 di dicembre, e l'ho detto anche l'altra volta. Ma perché, scusa? No, spieghiamolo. Perché Gianfranco Semproni su Telemax ha fatto un attacco, credo, verso Immobile, se non sbaglio. No. Poi attacco rientrato, eccetera. Per esempio, Marco è venuto a Capodanno, è venuto da me proprio perché ci stavo io, proprio per non andare in un posto dove tutti quanti l'avrebbero assalito, eccetera. Ha fatto la sua serata tranquillo, è rimasto anche lì a dormire, proprio da Donato Di Campi. Quindi, cioè, io non li vedo per i locali, non li vedo fare i matti. Se uno ogni tanto, visto che sta in pausa, c'era la sosta, eccetera, si fa un giro. Però non hanno giocato. Non hanno giocato, non vedo che male c'è. Anche perché di gente che facevano. Io ho detto facevano perché lo facevano in molti. Parecchi anni fa c'è stata. Io lavoravo sempre ad alcuni, gli ho fatto pure brutto, come dici, ma chi sti fa qua? Capito? Una sera al Megà con una persona, il Megà non esiste neanche più, una sera alla fabbrica con un'altra, capito? Quindi, però era gente che pascolava, parlo di 10 anni e passa fa. Sì, ma penso che nemmeno ci sia qualcosa di grave o di scandaloso se sabato sera, dopo aver vinto con il Sassuolo, si vanno a fare a controllare la scheda video da mo'.
No, vabbè, allora prima stavi di là, io allora ho detto tante ok, se vinci cose. Una partita, se vinci una faccio un'idea, no, faccio un'ipotesi, se vinci una partita, va bene? E dopo te ne vai a cena come facciamo noi da Leo. Leo, signi. E da chiodo fisso, quindi antipasti gratis, segna e vai a chiodo fisso, ti mangi una cosa e là vicino c'è il caffè letterario, i vini della partita, c'è due giorni di tempo e vai a berti una cosa e stare con delle persone. Ma ecco, che male c'è? Non c'è niente di male, però sabato sera magari non lo faranno sicuramente perché si gioca martedì. Cioè, sto facendo l'ipotesi, poi... Poi si gioca martedì, sta la Juve Stabia. Da domenica mattina si allena. Capito, cioè, tranquillo, fino a quando sul campo vediamo che l'impegno ci sta, eccetera, se uno una sera esce, è perché il giorno dopo si può riposare. Non dico che ad Afalumatte sarà ad tornare a casa che rimane e che ne pite, assolutamente. Dico che se per esempio, sapete, Pescara Vecchia, non ve lo devo spiegare io, che cos'è Pescara Vecchia, stanno i ristorantini, stanno i localini, i sovind... Mi sono mangiato una bella bistecca, sono vinto, tengo due giorni per posarmi, se entro un locale, 5 minuti, non penso che sia tutta questa tragedia, sì, sono vinto e mi sono buttato i cosiddetti sul campo, capito? Poi se sono fatta la vacca, perché le vacche sono passate, e vi ricordo l'anno scorso ci stava una vacca che faceva un po' il cavolo del comodo suo, nessuno si è permesso di dirgli niente, Parlo di pubblicamente, quello che fa poi la tifoseria organizzata decidono loro. Però l'anno scorso ce l'avevamo una vacca che pascoleva, Mirka, ce l'avevamo in mezzo al campo, nessuno ha detto niente, che parola, l'ussaria, eccetera, nessuno ha detto niente. Quindi, lasciamo stare, argomento aperto e chiuso, secondo me poi ognuno la pensa come vuole. Un momento di silenzio, che succede? Allora, vediamo, siccome è stato postato anche sul gruppo Zema, la nostra finestra, c'è Salvatore che ci saluta e noi lo salutiamo, vediamo un po' di come stasera, un po' avari di commenti, L'attesa e l'ansia della partita. È l'ansia della partita, l'ansia della prestazione. Però, quello che ho detto io, cioè, comunque, difesa, centrocampo e attacco, cioè, tre nomi importanti, determinanti per il Pescara, che hanno fatto addirittura, c'è gente che si è stasiata per un sombrero di Insigne, quindi Capuano, Verratti e Insigne, che hanno fatto quel popò di prestazione, la spina dorsale, il popò di prestazione l'under 21, vuol dire che il ritmo li rispiate e che, cioè, la notizia è positiva anche per noi, Sì, hai detto bene, perché forse è stato scoperta la spina dorsale dell'Italia pescarese anche agli osservatori sia esteri che insomma anche quelli italiani che poi sono attenti a valutare i giovani talenti. Credo che d'ora in avanti Pescara sarà frequentata ancora di più rispetto a prima da parte degli osservatori nazionali e internazionali. Arriva una domanda da Massimo Frazzini. Scusa. Io volevo andare un attimo controcorrente sul discorso Under 21, perché fermo restando la grandissima soddisfazione, Pescara era la squadra più rappresentata contro elementi, tutti e tre sono partiti titolari, grandissima prestazione di Verratti, ottima di Insigne, comunque buona di Capuano. Io vado controcorrente perché, nonostante Ferrara non abbia mai nella sua gestione chiamato un debuttante, fattolo esordire dal primo minuto e tenuto in campo per tutti i 90 minuti, se devo guardare la cosa dall'ottica pescarese, a me è dispiaciuta che proprio loro tre siano stati tra i pochissimi ad essere impiegati tutta la partita. Fossero stati avvicendati un po' prima, dispiace per loro in quanto soggetti, però per questioni pescaresi non mi sarebbe dispiaciuto. Non so di preciso chi aveva Ferrara in panchina per sostituire, che so, Insigne o Capuano. Per quanto riguarda Verratti, credo che sia stato un discorso meramente di disagiarne effettivamente la qualità e la quantità della disponibilità fisica del ragazzo fino
al 90esimo, anche perché credo a questo punto che Ferrara voglia insistere su Verratti, e a questo punto, a meno che non venga chiamato da qualcun altro, si avvia a disputare il prossimo campionato europeo e ad avere anche lui un ciclo nella nazionale Under 21, dato che ha solamente 19 anni, quindi ha 3 anni pieni di Under 21 da disputare. Io rispetto a quel qualcun altro al quale facevi tuo riferimento, so per certo che Verratti è un pupillo di Prandelli che lo guarda con molto molto interesse. Mi dispiacerebbe avere se non dovesse cambiare casacca, il che lo ritengo piuttosto remota, almeno se Pescara dovesse disputare il prossimo campionato diverso da quello di Serie B, credo che sia una soddisfazione enorme avere per la prima volta, forse per la prima volta in nazionale maggiore, un giocatore che ha vestito la maglia biancazzurra. Ma perché voi Che pensate che veste la se maglia dovesse essere biancazzurra? un campionato diverso dalla Serie B, Verratti non resti un ulteriore anno a maturare, come probabilmente No, sinceramente non potrebbe credo. restare Insigne? In Serie B? Sì. No, nessuno dei tu, nessuno No, dei no, tu. no, scusi, in Serie B, nell'altra serie, dico. L'altra Nell'altra serie che serie te lo io, sto dicendo adesso, cioè, nell'altra credo serie io credo che che anche, pure che Insigne, che Insigne. anche Immobile possa restare a maturare un anno. Può Maturare, essere, per modo di dire. però non più La difficile Pescara rispetto Calcio agli informa che altri. sia a quota 13.000. Compresi. 13.000. Adesso non specifica. Però comunque, no, 13.000 tagliandi. 13.000 Quindi tagliandi, sono a quindi più 16.000. siamo intorno ai 16.000. Se volete venire allo stadio domani è tutto, cioè tutto esaurito. Quindi muovetevi. Oltre all'esaurimento che tingo io, beh, questo è normale. No, perché io penso l'anno prossimo, cioè comunque un Insigne, da come si è stato detto, poi è vero, succede di tutto durante il calciomercato, però dalla disponibilità già dettata da De Laurentiis, dal fatto che comunque un campionato con la vetrina in Serie A, con già il gioco di Zeman, ammesso che resti anche Zeman, eccetera, cioè con tutta questa ossatura, fare uno straordinario campionato anche in quella serie è un conto. Sì, no, dici bene, però poi le incognite ci sono Diciamo una sempre. cosa, Immobile in teoria dovrebbe giocare col Genova. Col Genova, no? Che vai a fare al Genova? Cioè poi, No. capito? È un conto se ne fai 17 anche in Serie A. È un conto se ne fai 2, 3 col Genova, perché lì la concorrenza è allucinante, tra Palacio, aiutami a dire, Gilardino, cioè, la vedo un po'. Però c'è una cosa, un altro spunto che arriva da, ecco, diversi commenti. Allora li leggiamo, scusate. Massimo Frazzini dice: Caprari sicuramente ha giocato pochissimo, ma per quel poco che c'è stato è stato di qualità o no? Tre risposte secche. No. No. Che non ho capito. Caprari, Che è successo? risposta secca. È stato Ah. di qualità o no per quel poco? Io ho detto no, lui ha detto no. È troppo difficile giudicarlo No, per quello che con abbiamo visto, impalpabile. sì, secondo me ancora Risposta secca, sorrente. Non è che ha da allora, fare la prima lettura la dalla prima lettera se ai Corinzi. secondo me non ti rispondo perché voglio vederlo ancora e non so se lo vedrò. E io ho Ah, detto forse la no. risposta giusta Esatto, è corretta, concordo. no, è quella di Donato, non giudicabile. No, Guarda, no, però sono lui dice, per quello che abbiamo... Ah, adesso ci alziamo a Che devo rispondere fare? Sono 10 chiamate di questo qua. al telefono. Ah, Sì, è stato visto troppo troppo poco. Mezz'ora totale nemmeno tra in due partite. Credo che non sia nemmeno corretto dare un giudizio sul calciatore. No, sono d'accordo. Non è corretto, però per quello che abbiamo visto, lui ci dice, per quello che ha visto, pure per me è impalpabile. Però diciamo anche che per quel poco che ha giocato, solo un gran fuoriclasse, secondo me, poteva lasciare il segno e convincere tutti. Certo.
Vabbè, no, ma Caprari non è stato bocciato, beh, però per quello che abbiamo visto. Comunque, Hermes scrive: mi riferivo ai nostri giocatori, il mio era un discorso in generale. Certo, Hermes, abbiamo capito, assolutamente. No, io mi riferivo al fatto che Gianfranco Semproni aveva attaccato, poi mi sa che aveva anche ritirato la cosa, in un momento in cui tutto va bene, poi io lo dico da tempi non sospetti, in un momento in cui tutto va bene, nessuna polemica, ecco perché ci siamo infervorati quando c'è stata la questione Poggio degli Ulivi, ci siamo, adesso uso il plurale maiestatis, mi sono infervorato perché penso che in questi momenti queste cose vanno discusse dentro la in camera caritatis, senza creare destabilizzazione. Ecco perché in tempi non sospetti mi infervoravo anche per altre situazioni. Quando va tutto va bene, il giocattolo non si rompe, tutti uniti, tranquilli da una parte, forza Pescara, incitiamo, facciamo un tif, andiamo allo stadio, carichiamo i ragazzi, giustamente per carichiamo nel senso emotivo. Nel senso emotivo. Quando va tutto bene è inutile fare polemiche, mo non si fanno le polemiche. Anche perché dai, onestamente, che anche perché dopo che polemiche vuoi dire? Poi tra l'altro chi ha una certa memoria come me e Donato, ma anche Luciano, eccetera. Guarda caso, io l'ho vissuto due ricavalcate Serie A, 86-87, vabbè, c'erano poche televisioni, eccetera. Poi quella 90-91. In questi frangenti, 91-92, in questi frangenti ci sta sempre Cullù, che non ha venuto mai, che non ha visto mai una partita, che ha ite due tre voti in televisione, eccetera, che fa il bastian contrario per avere un po' d'immagine. Dopo, ogni tanto, questa è gente che poi dopo scompare nel dimenticatoio. Sì, però, quindi, diciamoci anche la verità. Senza riferirmi a nessuno, Diciamoci anche la verità, in un momento come questo, chi che cosa può fare il bastian contrario, cioè? Ogni tanto ci sta qualcuno. Comunque, andiamo avanti. Tony 80 dice: buonasera ragazzi, clima ostile, vorrei dire la mia riguardo le solite sostituzioni. Cone al posto di Nielsen e Soddimo al posto di Sansovini, speriamo di no. Martedì ho visto un gesto al Poggio da paura e un maniero non male. Poi Caprari tocca una palla e fa fare gol alla regina per la nazionale. Complimenti a Super Verratti, Insigne e Capuano. Vabbè, un infortunio ci può anche stare. Io con lui concordo su una cosa. Successa perché. Ma tu che ne sai che è un'arma che c'hai un attimo nascosta? Che ne sai? Sì, lo so, però ad esempio venerdì scorso il suo senso tattico, la sua esperienza, il suo dinamismo in un centrocampo in bambola come quello del Pescara, secondo me sarebbe stato più utile della fisicità di Cone, che magari a bocce ferme poteva essere una soluzione ai più condivisa, però in itinere di partita puntini. Poi c'è Alessio Ballone che dice: comunque Cullù col nome strano del sud di Tirol è da comprare assolutamente il prossimo anno, è veramente forte. Sì, ha fatto due gol con la nazionale under 20, credo che però abbia fatto c'è un buon rapporto con il sud Tirol. Doppietta sul rigore, se non sbaglio. Alessio Leone dice sold out, giustamente, e poi c'è Lele Liuzzo 4-3-3, Bardi, Santon, Capuano, Caldirola, Crescenzi, Marrone, Verratti, Florenzi, Elshalauer, Immobile, Insigne. Ma vi rendete conto che under 21 spettacolo potremmo avere con un allenatore vero, tipo... che so, Zenek Zeman? Beh, mi piace parecchio. Io giocherei europeo, sinceramente, con la nazionale. No, può così essere la nazionale del prossimo mondiale o prossimo europeo, non questo, quell'altro. Aspetta, però ci sta pure qualcun altro, perché beh, Borini, sì. Io... Beh, Borini. Borini, lo stesso destro, non mi dispiace, insomma. Sì. Comunque... C'è qualcosina, c'è da lavorare. Certo, da lavorare. Ovviamente diciamo una cosa, a noi prima della nazionale vi sembra un pescare, cioè, anche perché adesso ci saranno un po' di altre convocazioni, se non sbaglio, quindi Ferrà. La nazionale credo che abbia un altro impegno aprile. Amichevole, Ferrà, l'amichevole. L'ultima aprile, poi a giugno, quindi l'ultima sarebbe aprile. Lele dice: che mi sapete dire di Martin, è così forte come ho sentito dire? Come va in allenamento e quando esordirà?
Beh, per l'ultima credo telefonare a Zenek. Per l'altro non lo so, loro vanno di allenamenti. Guarda, un conto secondo me sono gli allenamenti, un conto è vederlo durante la partita. Gli allenamenti fa il suo, sembra essersi abbastanza inserito. Sappiamo che Zeman centellina gli esordi, lo stesso Nielsen era arrivato qua poco dopo Natale e la sua prima partita la fece ad Empoli, quindi oltre un mese dopo. Caprari è arrivato a fine gennaio, ha esordito contro l'Albino Leffe, dunque un altro mesetto. Martin ha avuto anche i suoi problemi e onestamente, benché venerdì e anche con l'Albino Leffe, entrambi terzini, Zanon e Balzano, non sono stati all'altezza delle precedenti uscite, credo che avvicendarli tanto per provare non sia il caso, specie in un ciclo ravvicinato di partite importanti, perché tutti puntiamo l'attenzione sulla gara di sabato, ovviamente, però non scordiamoci che martedì c'è il recupero con la Juve Stabia, che è una gara altrettanto importante secondo me, che potrebbe aprire tanti di quegli scenari positivi che tutti ci auguriamo. Allora, giustamente noi siamo su internet e io vedo tutto, siamo pure collegati con il gruppo Zeman. Adesso Salvatore Piedimonte dice: ragazzi, siamo tutti in tensione perché riprendere il ritmo non è facile. Complimenti per il comunicato dei tifosi, diciamo che sabato inizia un nuovo campionato, sempre la scheda audio va tutto bene. E poi su, proprio perché bisogna remare tutti da questa parte, da una parte, il bene comune, Pescara, quindi noi non abbiamo problemi a citare fonti, eccetera. C'è una specifica che fa sanguebiancazzurro.com, che mette un post sul gruppo Zeman e sono andato a prendere la pagina, quindi vi do per la precisione. Per la precisione ci sono, sono stati venduti alle 20:15, questo lo scrive Sangue Biancazzurro, 13.825. i posti occupati, quindi per la precisione sono 13.825 più, quindi, credo che, aspetta, fammi leggere, allora, quasi posti occupati, allora che si è chiusa nel migliore dei modi, anche oggi quasi 3.000 tagliandi staccati e curva nord che ha raggiunto il tutto esaurito, quindi la curva nord esaurita. Nel settore distinti restano pochi tagliandi nell'anello inferiore, 10 biglietti invece, quelli per completare l'anello superiore della tribuna Maiella, in pratica curva nord e tribuna esaurite. Alle 20:15 sono 13.825 i posti occupati. Totale. Totale. Infatti, allora ci manca la curva sud. La curva sud. Davide, datevi da fare. E per chi vuole, volesse assistere a questo spettacolo bellissimo, bella giornata primaverile, pescare a belle cariche, datevi da fa, perché domani secondo me dalle previsioni finisce tutto, ha finito. Il giorno dopo la gente è bello che chiama a me come se faccio di Ingrid B, cioè non mi chiamate a me, sì, ufficiale, a parte quello, ma non posso fare niente per i biglietti, nessuno può fare niente, i biglietti vanno presi per tempo. Domani andate al Pescara Store, al Pescara Point, Ticket Pescara, come si chiama quelle dei biglietti del Pescara? Le rivenditorie, qualsiasi rivenditoria. Le rivenditorie segna. Le rivenditorie segna. E una volta all'anno dice una cosa inesatta, quindi vabbè, andate nelle rivenditorie e andatevi a prendere questo biglietto, sta a finire lo stadio, quindi poi non dite non ci fanno stanno. Sono già in vendita pure quelli per la Juve Stabia, quindi avvantaggiatevi, compratene due. Alcuni commenti, allora, intanto Alessio Leone dice giustamente Pescara sopra ogni cosa, da Facebook, ballone, Alessio dice domani mattina chi può tutti all'antistadio, concordiamo, e poi dal nostro forum interno c'è Gelati Gis, ah scusate, ma questo l'ho letto.
Hermes. Sto leggendo. Secondo voi Immobile con un altro allenatore in A potrebbe ripetere la bella stagione che sta vivendo qui a Pescara? Secondo me dipende dall'allenatore. E non solo, poi da... Poi Gelati Gissa, Lucia, sempre se bocce, ma quanto ti piacciono? Le bocce. Mi piacciono una frega, però non mi sembra averle tirate fuori le bocce. Ah, bocce ferme. Bocce sì. Ferme. Perché sì, io sono sono fautore del pop e niente mai troppe. Non solo, poi anche fautore di una nazione, ci va spesso in Spagna a mettere bocce che la Spagna, fate voi un affronto. Germano Lacuneo. Si impenna. Ciao Germano, innanzitutto spero che tu stia bene, tutto a posto. Germano Lacuneo dice: Martin farà un pezzo di partita sabato al posto di Zanon o di Balzano, giocherà Gessa al posto di Cone, lui ha già fatto la sua previsione. Poi a calci dice: ragazzi, per la partita di sabato non vi preoccupate, rigore per noi, Giacomelli e di Trieste ci sono parlate, già sta fatta. Poi un attimo un discorso sugli arbitraggi, li facciamo in chiusura lo facciamo, anche perché devo dire, lo posso dire, diciamolo. Ah, tu non stavi a cena, come si chiamava l'arbitro? Tozzi. Eravamo a cena con Salvatore, c'era Tommaso, anche alcuni amici tifosi, e ce lo vediamo entrare tutta la quaterna arbitrale insieme al simpatico Baratta di Salerno, ma soprattutto ve lo ricordate Baratta che ci voleva un parducchiare a Verona alla partita di ritorno in campionato che ci annullò un gol? Ed è stato solamente di Zizzari, poi, quindi sarebbe stato tra l'altro un evento colossale. E c'è stato solo per rispetto di Leo, non abbiamo detto niente, per rispetto di Leo che è un amico, perché là ci sarebbe stato da prendere l'iPhone, fare una foto, pubblicarla su Facebook e scrivere sono qui. Però non abbiamo fatto... No, ma nemmeno... No, ma stava a cena, quindi vabbè, abbiamo ritenuto opportuno che successo. Dai, vabbè, poi ovviamente poi stemperiamo. Però poi c'è stato Salvatore che l'ha stoppato. Massimo, non gli potevate dire di vergogna. Cioè, no, allora, quando sono entrati, ho visto Luciano che stava mangiando. Io stavo a fianco a Tommaso. Che Tommaso, e io sono un moderato in confronto. Luciano è sbiancato perché ha detto è finita la serata, perché ha visto che io l'ho riconosciuto, che Tommaso l'ha riconosciuto, noi già stavamo al secondo giro di vino, ha detto non li posso tenere stasera. Però il merito è il nostro uomo arbitro Mauro Di Matteo, che era l'unico che poteva riconoscere onestamente, sì, sì, Tozzi, sì. Che cavolo l'avevo mai visto. Baratta io l'avevo riconosciuto, però Baratta sì, Baratta sì, più conosciuto. Vabbè sì, però... No, no, due tre ferezzate tipo ti devo parrucchiare, se l'abbiamo date, poi ovviamente poi se no si degenerava, allora meglio di no. Questa però è un'altra pubblicità per Leo, perché dopo le partite la gente sta là fuori a vedere l'arbitro, capito? Però adesso simpaticamente vorrei dire una cosa, io credo che anche la società prima o poi debba farsi un attimo sentire, perché credo che noi, grazie a sviste arbitrali, voglio esagerare, 5-6 punti ci manchere, o no? 5 buoni ci mancano. Ma quindi tuteliamole le squadre di alta classifica, perché se no poi dobbiamo perdere punti, perché poi un punto tante volte può fare pure la differenza a fine campionato, quando non puoi recuperare più. Tuteliamole, me ne freghi niente, buono o no, tuteliamole, dobbiamo essere tutelate, anche le altre squadre di alta classifica tutela, è sempre stata Cuci, Cuci funziona, quindi un attimo, adesso basta, no? Cioè. No, stavo dicendo, è vero che mancano 5-6 punti all'appello, però non credo che manchino i 3 con la regina, perché contro la regina sì, è vero, ci sono state alcune decisioni che potevano andare in altro senso, però... Non credo che sia imputabile a quella la sconfitta o la prestazione negativa inficiata da
chissà cosa per quanto riguarda gli errori arbitrali, quindi. Allora, le rivendite ticket, dice Germano Lacuna. Poi Germano dice Baratta, Giulianova annullo il gol di Zizzari. No, a Verona. No, no, a Verona. Verona-Pescara, non in campionato l'andata dei playoff, proprio in, la partita in campionato, no? La partita di Giulianova segnò Zizzari di testa. Sì, Giulianova segnò di testa. E poi, se non erro, era lo stesso arbitro di Pescara-Lanciano 0-0. L'esordio di Francesco. Poi Toni 80, a Luna Cucciate no. Vabbè. Da Facebook, Alessio dice, biglietto preso martedì mattina, uno dei primi, orgoglioso di essere tifoso del Pescara. Ragazzi, ci vediamo prima del match al bar Sayonara. Questa volta non potrò esserci perché devo entrare un po' prima, però ci sarà. Oh, alle 5, quale che va, esce? Alle 5, scusa, all'una, ancora ci va, credo che sia giocare di sera. Intorno all'una, intorno all'una, sì. No, io non il giorno non pranzo mai, non pranzo proprio mai, cioè proprio... Non è che mi svegliare tu. Ma direttamente. Assolutamente. Comunque, poi c'è Francesco Scopelliti che è di Reggio Calabria e dice buonasera da Reggio con due sorrisi. Ironico, ti è andata bene. Cioè... Aspetta. No. No. Allora, sì. Ha detto al CEO che la regina ha meritato. Si è preparata la partita perfetta, nel senso, aiutami il mister Gregucci. Gregucci ha fatto Gregucci, ha fatto la sua partita e io non, non ma dove così... finiscono i meriti della regina e iniziano i demeriti del Pescara? Iniziano dove finiscono sul fatto che è incappata la regina, il peggior Pescara della stagione, e quindi sì. Ma io avrei la miglior regina della stagione. Forse anche la miglior regina della stagione, però si riconferma bestia nera del Pescara. Noi ci aspettavamo tutt'altro, era meglio giocare, era meglio se non nevicava, cioè, e giocavamo direttamente, sarebbe stata sicuramente un'altra partita. Però giustamente, vabbè, la regina sarebbe venuta a conquistare. Non lo so quante possibilità possa avere chi? La regina di agganciare il treno playoff, perché... Ma sì, sì, cioè... ma credo che Varese e Padova non mollino, tanto no, facilmente. Però se si gioca fino a... Padova una gara in meno. Tra l'altro, da quello che sto vedendo, anche per una buona dose di fortuna, credo che nel discorso sia più probabile un inserimento del Brescia anziché della regina. Sì, però Brescia, però, Padova, Varese e regina se la giocano. Se la giocano, giustamente. Pure il Bari, no, il Bari no, perché... Un gioco, tant'è vero, un gioco anche un po' indisponente tante volte, un po' di perdite di tempo, eccetera. Noi non ci siamo più abituati perché, l'abbiamo detto, il Pescara, anche quando sta vincendo, anche per 1-0 e fuori casa, non si perde tempo e si gioca sempre. Ecco perché usciamo con gli applausi dai campi di tutta Italia. Certo, a noi ci fa un po' male, perché a noi piacerebbe perdere un po' di tempo, sai, un po' di furbate, però ci sta tutto. Per questo il pubblico si è un po' innervosito e tutto, però va bene. Comunque, vabbè, hai vinto, io ti ribadisco simpaticamente, tu ti poni in modo educato, che ti invidio la vista di Reggio Calabria, che ti affaccio e vedi Messina. Un saluto. Più o meno sabato potrebbe essere riproposto lo stesso tema tattico, lo stesso tipo di partita. Ah, sabato, contro il Sassuolo. Sabato preparatevi le fegate e armiamoci di pazienza, perché quelli vengono con la catena proprio. Sapete, io immagino, l'immagine del Sassuolo è, se dovessi fare una vignetta, è tutto il Pescara sulla linea dell'area di rigore, ogni giocatore che ha un pallone, e lo Sassuolo tutto a cucì attorno alla porta, cioè a pallonate, li dovremmo prendere a pallonate. Questa è l'immagine che è vero, anche perché la faccio, anche perché vi dico una cosa, avete letto, tutti leggono ormai su internet, le notizie girano, anche perché a Sassuolo Pea s'angazzate perché le hanno contestato. Raccontami questa cosa, perché non l'ho letto. Perché dice che ha fatto un po' alla Conte l'anno scorso a Siena, capito?
Si è arrabbiato perché dice che 10 tifosi. Ma se sto 50 a vederli, 10 quelle... circa 1500. Dice che 10 perché di questi 10 ce ne tolgo 5 perché erano di Modena. Non bisogna contestare. Ha sfoggiato i numeri del suo Sassuolo, che l'anno scorso stavano. La contestazione quando c'è stata? Appena dopo la partita, subito dopo la partita con l'Ascoli. Però posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Io ho visto Ascoli Sassuolo, l'hai vista pure tu. Ma è possibile che Sassuolo ha battuto il primo calcio d'angolo al 44esimo? Al 40esimo, se non sbaglio. Al 40esimo. Guardate, è bloccato. Oh. Che l'Ascoli vada a Sassuolo per contenerci sta tutto, perché l'Ascoli tra l'altro sta facendo un campionato straordinario, perché la davano tutti quanti per spacciata all'inizio. Ci sta tutto. Ma che Sassuolo faccia quel tipo di gioco, poi è normale che la gente mugugna, perché quello non è gioco. A Sky, il commentatore di Sky ha detto: non abbiamo gli highlights, non avevano gli highlights, cioè le immagini salienti. E allora te le prendi tutte le contestazioni, come un po' come se le prendeva Trapattoni, sì, con l'Italia quando metteva in campo quell'Italia lì, sì, tutta difensivista, tutta arretrata. Siamo d'accordo, però un conto è il lato estetico, e su questo la tua teoria non fa acqua da nessuna parte. Luciano, io vado allo stadio perché devo pagare il biglietto? Perché voglio vedere a giocare a calcio. Poi preferisco ovviamente che la mia squadra vinca, no? Ho capito, ma non tutti sono Zeman, non tutti fanno un bel calcio. No, 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 ci stanno altri tipo di calcio, è secondo in classifica, vuol dire che è redditizio. E sinceramente è una contestazione per una partita storta contro l'Ascoli, fanalino di coda o comunque penultimo, quello che ti pare, mi sembra esagerata. Vabbè, comunque, a noi se l'hanno contestato ci fa piacere. Scusa, ma tu l'anno scorso il Pescara non giocava male come il Sassuolo di quest'anno? No, l'anno scorso di vista estetico. L'anno scorso qualcuno ha contestato qualche vacca che fortunatamente adesso in Svizzera si pascola. Sta pascolando. Ma se tu l'anno scorso con Di Francesco, che comunque praticava un gioco meno brutto di quello di Pea, ti fossi ritrovato a fine febbraio secondo in classifica e poi perdevi in casa con l'Ascoli, credo che Di Francesco ti lamentavi? No, io credo che Di Francesco, buonasera, Di Francesco lo scorso anno tra l'altro, ecco, vedi, adesso non c'è il collegamento perché avrei voluto far vedere in chiusura proprio un video che ha fatto Siso, ma poi vabbè, avremo modo di farlo vedere. L'anno scorso con Di Francesco, se avesse avuto una rosa un attimino più adattabile al 4-3-3, avremmo visto un Pescara più spettacolare, secondo me. Sì, sono d'accordo su questo, però ti sto dicendo che mi sembra strano contestare una squadra seconda in classifica dopo l'ottimo campionato che sta facendo, anche se non sta praticando un calcio spettacolo. Vabbè, ho capito, quindi non siamo dello stesso avviso, cioè io mi metto nei panni del tifoso del Sassuolo, non del tifoso del Sassuolo che si è ricordato oggi. Senti, il tifoso del Sassuolo, se a maggio festeggia che va in Serie A, se ne sbatte altamente che non si è divertito con partite spettacolari, penso. Ma voi lo stadio, scusate, posso tirare fuori una partita in cui il Pescara è uscito fuori dal campo e io c'avevo le cosiddette mani spellate, come tutti. Ma voi ve lo ricordate Pescara-Milan 4-5? L'anno scorso Zeman è una partita che ho visto, il Foggia perse in casa con un punteggio simile, mi sa con chi? Che io la vidi su Sky, ce lo dirà il generale Parrotta. Una partita spettacolare, la gente a Foggia applaudiva come i pazzi. Vabbè, e questa la gente allo stadio si va per vedere Juca a pallone, non per vedere 11 dietro una palla, dietro la linea della palla. Dai, rispettabilissimo dal tuo punto di vista, ma la differenza tra me e te, se io perdo 5-4 non mi sono divertito. Vabbè, cioè, pure che mi sono divertito. Magari poi se perdi sempre non ti diverti, però vedi una squadra che gioca. Oh, ma tu lo biglietto perché li pighe? Per vedere Juca a pallone o per vedere 11 che stanno a rete la linea della palla aspettandoli di partire? Tanto questo è il tema tattico di Pescara-Sassuolo. Pescara votato all'attacco, il Sassuolo che ci aspetterà cercando di ripartire di contropiede. Come farebbe lo stesso? Domanda: il Pescara gioca una partita straordinaria e vince, il Sassuolo arroccato in difesa e scippa la partita, il tifoso del Sassuolo deve essere insoddisfatto, secondo te? Non ho capito, stavo parlando con
Dicevo, Pescara scintillante, 55 occasioni da gol, il Sassuolo mezzo tiro in porta e vince la partita, il tifoso del Sassuolo secondo te si deve lamentare? No, non si lamenta, non si lamenta, però noi per esempio una cosa del genere rimaniamo rammaricati, dispiaciuti e incazzati, però non puoi dire niente alla tua squadra. Quando la tua squadra invece ti offre quella prestazione vergognosa, che è un'offesa al gioco del calcio, come quella che hanno offerto in occasione di Ascoli, di Sassuolo-Ascoli, te le aspetti, perché tu hai pareggiato con l'ultimo in classifica esprimendo 0 e porto 0, 0 e porto 0, e quindi te le prendi tutte le contestazioni, perché non hai fatto niente per vincere, perché pure se sei un catenacciaro, perché chi non osa nel gioco del calcio, non ha capito niente nel gioco del calcio, secondo me è un mio parere. Siccome tu sei un catenacciaro dentro casa, ma che ti chiudi dentro casa con l'Ascoli? Sti secondi in classifica dentro casa con l'Ascoli, fai un altro tipo di prestazione, li attacchi e gli fai quattro pere come gliele abbiamo fatte noi. Sì, capito? Secondo me, sì. Ecco perché chi contesta Sassuolo secondo me c'ha ragione, poi ognuno la vede come vuole. Ma, secondo me no, perché squadra seconda in classifica per una prestazione nella quale brutta come le altre, però sì, non hai portato a casa il risultato. Non puoi giocare da adesso alla fine così, perché ti dovrai pure, perché ma sono 26 partite, non è oggi che il Sassuolo gioca così. Okay. Cioè, dalla prima giornata che diciamo il Sassuolo gioca così e non va avanti, il Sassuolo gioca allora, così dire, e non va avanti. Il Sassuolo gioca è un eufemismo. Quindi, cioè, il Sassuolo è quello. Sassuolo è quello. Se tu mi dici che un allenatore è un fregne perché gioca a cucipe, in me non va niente un allenatore che gioca ma così. Non mi mettere in bocca parole che non ti ho detto. Allora, se tu dici, se io penso, secondo me 100 volte meglio chi osa. Guarda, mi sta antipatico, non lo posso vedere, ma preferisco vedere più il Verona di Mandorlini, no, che una partita del Sassuolo. Vabbè. E che è tutto dire, prepara la pelota pelata. Va bene, cioè, mandiamola subito, dai. Preferisco più vedere. Secondo me c'è un misunderstanding. Io sto sostenendo. Preferisco più vedere la partita di Cussù. Capito? Io non sto sostenendo che sia bello da vedere o che bisogna essere contenti nel vedere il Sassuolo e il suo modo di fare calcio. Sto dicendo che una squadra che ha 55 punti in classifica ed è seconda non può essere contestata, anche se fa, se fa prestazioni esteticamente oscene, perché posso, i punti li porta a casa. Allora te la dico no, io sono contento di hanno contestato, sì, sono contento. Buone. Hanno contestato proprio Pea, che poi ha preso i giornalisti 4-5 e se la portate sopra, come è successo con Conte, con Siena l'anno scorso. Ma era una minoranza non ristretta, qualcosa in più. No, dai. Allora, vediamo, perché mi sa che ho acceso il fuoco prima della chiusura e di vedere i temi tattici. Sì, ma a calci, scusa. Dice Donà, ti risodette, sabato ci sta l'ultimo rigore Pinnù. E noi controlliamo sempre fosse, la nostra scheda audio. Fosse pure ora, perché ecco. Cioè, quando è stata l'ultima volta? Ma sì, non lo so. L'ultimo rigore che ci hanno dato a Castellammare. No, cioè, vabbè, adesso qualcuno ce lo ricorderà. Allora, Germano da Cuneo scrive: Sassuolo, palla lunga e pedalare, con la speranza di qualche errore della difesa biancazzurra. Poi Carmine scrive: buonasera a tutti, secondo me la Regina ha fatto la partita della vita contro il Pescara e vedrete che difficilmente riuscirà a ripetersi nel proseguo del campionato. Per quanto riguarda i nostri ragazzi, penso che la scoppola con la Regina possa servire per tornare ad essere più concentrati. Secondo me non era un problema di concentrazione. Alberto 90 dice: in Sassuolo Ascoli non riusciva a capire quale squadra fosse la seconda in classifica e quale la penultima. Effettivamente io e Luciano ci mandavamo i messaggi, alcuni anche la bravura, secondo me. Anche la bravura dell'Ascoli, perché sono, alla fine impostano più o meno sempre le partite in questo modo e cercano poi di, specie fuori casa, di portare a casa il punto. Quindi 5-3 con il Lanciano, ma non era in casa, era a Lanciano, lui dice forse il Foggia. Poi è stato un 4-4 il Foligno, ma era in campo neutro a Vasto, causa scolaresca. Si perdeva 4-2 e in 10 contro 11 il Foggia rimontò fino al 4-4. No, ci fu una, credo, una sconfitta, comunque probabile,
è probabile sia quella. No, non ricordo che fosse Folini. A Castellammare l'ultimo rigore. Juve Stabia l'ultimo rigore. Facciamo un attimo questi commenti. Francesco Scopelliti dice: lotteremo fino alla fine. Mi sembra giusto che lui, essendo di Reggio Calabria, dica questo, anche se è sotto la lotta dalle parti della Regina, che è una lotta bella aspra. Credo che l'ultimo si sostiene dalla lotta, eccetera. Poi Fabio Fedele: Sassuolo va avanti grazie ai colpi di quel fenomeno di Sansone, pensare che giocava con il Montorio, che peccato non prenderlo, per il resto è Sassuolo e Sassuolo Catenaccio. Vabbè, troppi ne dovevamo prendere, se per questo pure Insigne giocava che la Paganese, che vuol dire, cioè, è normale, curiosità, però è finita a Napoli, non è che è finita da un'altra parte. Baka Sliskovic, che ci scrive da Venezia e noi lo salutiamo, e scrive in dialetto: mi steva scurda che eri giovedì, dovete sistemare li vestite, tranne Donato, Luciano e Teseo, vi siete Matt la giacchetta, forse no, no, tu siete matte, la giacchetta non so, dovete mettere forse buona cosa, nessuna giacchetta qua, più che altro qualcuno non le fa le giacchette. Dopo di quello posa al microfono. Alessio dice: a Juve a Castellammare l'ultimo rigore. Poi Alessio Leone però dice: Sassuolo Asco è una partita perfetta per chi soffre di insonnia. Gianluca Demico dice: cioè, giocava con la Valle del Giovenco Sansone, sì, con la Valle del Giovenco di quello che adesso c'è il Teramo, no? Cappellacci. Vi siete visti meglio? Dice che ci siamo vestiti meglio, non lo so, io sto a maniche corte, questa la dice lunga sulla giornata primaverile che c'è stata. Tomic? Forse la Foggia Nocerina dice... sì, adesso vado giù. Non lo so, vediamo un attimo. Tomic, l'ho perso? Dov'è? Forse allora ci sta. Adesso lo giro io. Ma scusa, come lo fai a vedere? Vi dovete vestire meglio. Vabbè, perché... La televisione è una cosa importante. Perché proprio... Cioè, qui siamo a Forza Pescara TV, non è che... Me l'hai girato? Sì. I Tomic... Allora, Tomic dice: sono andato all'allenamento, ho visto come sempre uno squadrone, anche se rispetto alle partite scorse Ciro e Antonio Balzano sono un po' sottotono, spero di sbagliarmi, e comunque secondo me se riusciamo a segnare prima noi li trinciamo. E permettetemi l'ultima cosa, contro quei colori di cacca bisogna vincere a priori. Un saluto a voi in studio, non abbandono mai il 1936. Un applauso. Beh, ottimo, mi facevano un paragone di colore, perché il pescarese, quei colori, non si le cacche, perché i nostri problemi, i problemi con altre rivalità sono altre, quindi... È vero quello che dice, nel momento in cui afferma che la chiave della partita è sicuramente lo sbloccare prima, il prima possibile la partita. Poi... secondo me dovrebbe essere in discesa, l'importante è sbloccarla. Sassuolo, come dicevi tu, come pensiamo tutti, sarà, non credo che ci stupirà Pea, e potrà fornire un altro atteggiamento, da far fornire alla propria squadra un altro atteggiamento tattico, quindi sarà 10 o 11 dietro la linea della palla e pronti a ripartire. Pescara deve essere bravo a non andare né sotto ritmo, non andare parla, sotto, non ti distrarre. No, vabbè, mi fai vedere, vabbò. No, diamo il non si chiama Svetlana. Chi è? No, Gilles. Chi è? Che è una nuova componente del gruppo Zeman. Abbiamo finito. Ah. Sì. Vabbè, mi fate come sa, mi fa dimenticare quello che stavo dicendo. È perché non riesci a fare le due tre cose contemporaneamente, cioè, che ti posso fare? Vabbè. Passa avanti, ma non mi ricordo. Va bene, no, vogliamo vedere, siamo davvero in conclusione, come avete preparato la partita di sabato Pescara. Stavo dicendo che... È mossa accordata, riprendi. Questa l'età avanza. Sì, infatti. E l'atteggiamento, dico, non bisogna andare sotto ritmo, però nemmeno...
avere quella frenesia a cercare il gol subito, immediatamente, anche perché la partita dura 90 minuti, l'importante è sbloccarla, ma l'importante è anche vincerla e portarla a casa. Quindi se il gol arriva nella ripresa o nel finale fa lo stesso, è una partita troppo importante da vincere. Lasciamo stare la frenesia, il ritmo alto, però con raziocinio, senza esagerare o lasciare poi spazio al Sassuolo alla ripresa per probabile calo fisico dei nostri, qualora dovessero dare tutto nella prima frazione. È vero, era il 4-3 in casa con il Benevento, me lo dice Benito, giusto, era quella la partita. Comunque. Poi altri commenti al volo. Avasse questo Sassuolo, dice a calci, poi Germano da Cuneo, ultimo rigore di Juve Stabia dopo Empoli e Crotone sbagliato. Benito 91 dice: un girone fa. I tre rigori sono stati, sì, tutti quanti. Sassuolo, 6 rigori dati, 6 gol su punizione, li ha salvati Sansone in almeno 2 o 3 partite. Tessore Cule dice: Giadigis, concordo, sottoscrivo e approvo. Germano da Cuneo dice: forse la nocerina, no, l'abbiamo svelato, l'arcano era con il Benevento. E poi Bacas Liskovic da Venezia dice: se muovi me ne me caccia sotto un ponte, sabato scendo, non ti preoccupare. No, sabato purtroppo dopo non si può andare a cena, lui deve venire, vieni martedì, perché lui ha promesso settimanale, va a finire che va bene. Elio D'Aloisio arriva al volo, il commento prima di andare a vedere le formazioni: ciao a tutti, ho letto il comunicato Rangers dove dice che domani il Pescara si allena all'antistato, ma ne ho notizia sicura? È certo che è sicura, perché al Poggio degli Ulivi c'è la Nike Cup e domani mattina alle 10 tutti a sostenere il Pescara, tutti a remare per un unico obiettivo. Allora, dimmi un po', andiamo a vedere le formazioni, come si schiera questa, poi c'ho da fare, come vedete. Allora, intanto partiamo col dire che c'è qualche perplessità sulla formazione, e che per statistica il Sassuolo, che tu ne voglia dire, caro Luca Teseo, ha la miglior difesa del campionato insieme al Torino, 18 gol, è la squadra che ha perso meno tra tutte in campionato, fuori casa una sola sconfitta, ha la miglior difesa esterna e di tutte le squadre della serie cadetta ha la miglior differenza reti, più 18, perché ne ha fatti 36 e ne ha subiti solo 18. Particolare attenzione sulle palle inattive, sia quelle calciate in modo diretto, vale a dire punizioni, come sottolineavano anche i commenti prima, grazie allo specialista Sansone, ma anche sugli schemi, perché sono molto ma molto abili e in più di una circostanza hanno trovato la via del gol dagli sviluppi di palle inattive. Quindi ci sarà c'è stato un surplus di lavoro sotto questo aspetto, anche perché ad esempio 2 calci d'angolo la regina nell'ultima partita, 50% di capacità realizzativa, perché proprio da uno dei due è stato sbloccato il gol. Detto questo, il tema tattico l'ha ampiamente anticipato Donato: uomini dietro la linea del pallone e poi velleità individuali davanti a cercare di risolvere la partita. C'è però un dubbio, e il dubbio riguarda lo schieramento offensivo, perché potrebbe esserci la soluzione di Missiroli sulla linea dei centrocampisti o Missiroli in appoggio di Sansone. Io, benché mi aspetti il Sassuolo che tutti ci aspettiamo e quindi particolarmente arroccato in difesa, credo che Pea opterà per Missiroli mezzala, lasciando Marchi da Venezia davanti, dice, manca Terranova? Sì, mancano Terranova e Troiano. Troiano continua il suo calvario, che oramai da oltre un anno lo affligge su vari infortuni, e Terranova ha una distrazione di primo grado e quindi non ci sarà. Pertanto la difesa davanti a Pomini sarà composta da Piccioni, Bianco e Marzoratti, secondo le previsioni. Sugli esterni, a fare da raccordo tra difesa e centrocampo, Gazzola e Consolini, che è in ballottaggio con Longhi. I tre di centrocampo: Magnanelli, Missiroli, secondo l'interpretazione che ho dato io, e Valeri. Chiaramente, qualora Missiroli andasse a fare
il secondo nel tandem d'attacco insieme a Sansone, e Bianchi pronto all'uso. Sì, concordo con vabbè, dai, il Sassuolo non è che è difficile da capire. Quelle. Sì, mi auguro a questo punto che non giochi per un mero dato scaramantico Ettore Marchi, che ci ha fatto sempre male con la Triestina. Mero dato scaramantico. Sì. Vabbè, si voleva sta grafica, però anche perché Marchi ritornando alla questione cromatica, non è così bello da vedere. Marchi credo che nelle ultime due stagioni tre gol ci abbia fatto, se no, o qualcuno in più. Ha segnato pure l'andata, giusto? Con la Triestina e quando giocava col Porto Cruara, quindi vabbè. Quando vede bianco-azzurro, vabbè, comunque. Dimmi. No, volevo cambiare argomento. Sì, passiamo al Pescara. Oh, volevo lanciarlo. Ah, okay. Anche perché sabato sentirete un sempre Danilo con un modo un po' più particolare che cariche tutte quante. Adesso tocca a noi. Andiamo a vedere il nostro Pescara. Come Zeman sì, chiederà, secondo le nostre previsioni, il Pescara di dopodomani. Sì, non ha problemi particolari di formazione. Nielsen e Balzano, che erano usciti, anche Cascione, un po' malconci dalla sfida contro la Regina, sono tutti e tre recuperati. Mancherà il lungo degente Brosco, che ormai credo a questo punto che... Quindi secondo voi Nielsen è recuperato? Sì, Nielsen è recuperato, stavo arrivandoci, anzi già l'ho detto. Nielsen, Balzano... Scusa. No, vabbè, scusa. È recuperato. No, si dimentica, bravo, non interrompetelo, sennò... recuperati, quindi la formazione dovrebbe essere quella che è scesa in campo contro la Regina. C'è qualche... diciamo piccolo dubbio, se così lo vogliamo definire, tra Nielsen e Cone, ma difficile che il ragazzo di colore Cone sì, per fare la battuta come l'ho detto l'altra volta, di carnagione scura, a Cone dovrebbe essere preferito Nielsen. Gessa, ne abbiamo parlato prima. Germano dice mettere Gessa al posto Sansovini. Ah, di Sansovini, beh, non lo so, non credo. Gessa al posto di Nielsen o di Cone, anche in partita in corso, potrebbe essere una soluzione valutabile. O anche al posto di Sansovini, qualora la partita si incanalasse per un certo verso, come è stato, abbiamo già visto in altre circostanze. Davanti il solito trio a centrocampo, a comporre, a terminare la linea mediana, insieme a Nielsen, Cascione e Marco Verratti al rientro, che insomma sostituirà, ecco, forse ho dimenticato prima, l'unica variante rispetto alla partita con la Regina è il rientro di Verratti al posto di... Vabbè, certo. E poi davanti il trio Maraviglia. Sì. Dai. Bene, questo è il Pescara. Velocemente gli ultimi commenti. C'è una fotografia che ci manda Girati Gis, che dice: Sassuolo Albino Leffe, segna il Sassuolo al 92esimo. Sassuolo Brescia, segna Marchi al 90esimo. Sassuolo Livorno 2-1, segna il 2-1 Sansone a 10 minuti dalla fine sul rigore. Sassuolo Regina, segna 1-1 chi? Sansone, come? Sul rigore. Sassuolo Juve Stabia 2-1, doppietta di Sansone che segna il secondo gol decisivo, come? Sul rigore. Bari Sassuolo segna 1-0 Sansone su punizione. Bari Sassuolo giornata di ritorno 1-2 segna Sansone sul rigore. Devo continuare? No, per me è finita così. Io invece ti rispondo imitando o provando a imitare Zeman: le partite durano 90 minuti, rigore e punizioni fanno parte del gioco. Ecco qua. Ultimi commenti anche dal forum Facebook. La linea 5 non mi piace mai, ditemi come si fa a superarla. Secondo me con Gessa a centrocampo, mi fanno ridere, a centrocampo a destra. Lorenzo Colaiocco dice: da cazzo è bello Rudolfine 1936, concordiamo.
oggi la TG stava Stemisting a Rittica, lui, controlla anche lui la scheda video. Mi ha inviato un messaggio. Un saluto a tutti, Roberta Anna Capitanio dice un saluto a tutti, specialmente a Teseo. Bene, ricambio. Una addirittura ha detto: sei entrato in società. Sì, ho portato, siccome mi sono depilato, ho portato una serie di peli per entrare. No, perché uno quando intende i soldi dice no, spieghiamo in conclusione, no, perché io ho scritto su Facebook ringraziamento a Danilo Iannascoli. Avete visto che allo stadio c'era un intrattenimento musicale prima della partita, non ci dica in gireva eccetera. Allora, siccome ci teniamo a caricare tutte quante, siccome la gente, anche gli avversari che arrivano, devono sentire un stadio che si carica, tenne paura, si tenne cacasotte, diciamolo proprio alla pescarese, allora devono capire che vengono in una piazza dove ci sta una curva che canta 90 minuti e quello è assicurato. E prima della partita è inutile mettere le ruffette che sentiamo fino a mo, no? Allora mettiamo 2-3 basi musicali in alcuni momenti topici durante il riscaldamento, che riscaldano tutto. Ovviamente una presentazione della squadra fatta come si deve, e come le grandi squadre hanno il proprio DJ, vado a fare quello prima DJ della partita, capito? Anche perché l'impianto ci sta, facciamolo suonare come si deve. Semplicemente questo, Danilo ha raccolto l'idea e faremo una presentazione da brividi e pelle d'oca, in modo che stiamo caricate tutte quante, cioè te ne mamagna. Ripeto, ci ritene mamagna per una serie di motivi sabato. A proposito di mangiare, per chiudere, perché sennò stasera non chiudiamo più. Io intanto do una comunicazione di servizio ad Andrea Sisofo, che questo è niente, Teseo fa molto di più. Ma lui non lo sa, lo sa benissimo. Gelati Gis, no. Allora devo. No, ormai sto aggiornando la pagina. Vediamo un po'. Sto aggiornando, ma vi saluto che è pronto a magna gnuc girusughi della papera. Buono, però a Venezia avrei preferito qualcosa un più la sera gnocchi con il sugo di papera, leggerissimo. Va bene, se abbiamo detto tutto, io saluterei. Due raccomandazioni, si raccomanda, anche la società raccomanda questo: arrivate prima allo stadio, perché sabato è previsto davvero il pubblico delle grandi occasioni, un grande colpo d'occhio. Io aggiungo, portatevi qualcosa di bianco-azzurro, devono tremare, l'Usassuolo quando scende in campo, anche Pea deve capire, scusa, altra telecamera, Pea. A parte che, no, le capille devo casca più. Però devi capire, perché te ne vai? Pea, devi capire che anche, quanti abitanti fa Sassuolo? Non lo so. 50.000. Lo stadio di Modena è un bello stadio, mi piace essere uno stadio come quello di Modena. Comunque, no, come è inteso, perché sei addosso al campo. Devi capire che anche una città di 50.000 abitanti può esprimere anche quelle 10.000 persone allo stadio, se la squadra gioca e gioca bene e diverte, perché la gente il biglietto lo paga per vedere giocare a pallone. Se ti contestano, io sono prima e secondente, perché te ne ha ragione, potresti essere anche uno, perché il rapporto di 15 su 1.500 comunque vuol dire che la tua piazza si divide l'1%, ma vuol dire che c'è questo problema, è un problema tuo del quale io ne esulto e ne sono felice da tifoso del Pescara. Sai perché vedrai un grande stadio? Sai perché vedrai una grande atmosfera? Uno, perché vi giocà in una piazza che ne cascite mo. Due, perché qua ultimamente stiamo rivedendo il calcio, quindi guarda e impara. E forse Pucagna pure coach, perché un allenatore che mette 11 persone a difesa tutta la partita, secondo me non puoi giocare in Serie B. Dopo, se vi in Serie A, si state fregni. Però secondo me ne è più tesa categoria. Detto questo, io chiuderei
qui con l'ultima immagine, la nostra immagine scaramantica con la doppia pelota pelata, dicendo che prima o poi a Cusù la squadra gli era scoppia, perché gli deve scoppiare in assoluto. E comunque ribadisco la gioia di questa foto. Quale altra immagine? Ah, DJ Angelo. DJ Angelo, salutiamolo, che è qui con noi. Come vedete, ecco, Donato Gianpietro, DJ Angelo, che c'è un po' la barba. DJ Angelo, abbiamo detto tutto. Tutti allo stadio con qualcosa di biancazzurro. Domani all'antistadio alle 10 per incitare i ragazzi. Arrivate prima, lo stadio, ultimi 4.000 biglietti. Alla fine sono rimasti, quindi tutto esaurito, incazzati tutti quanti, da tutti quanti i settori. Spingiamo la squadra alla vittoria. Ce ne tiene mai in, ci piace più, perché questo è il nostro obiettivo minimo, quello di questo campionato in cui giochiamo, ok? Forza Pescara. Buonasera a tutti.